Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità, giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa. Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anania. Eccoci qua, ben ritrovati ancora una volta su Antenna del Mediterraneo per la 612esima puntata di Momenti in TV. È iniziato da qualche giorno il Maggio dei Libri, questa manifestazione internazionale alla ricerca e alla scoperta di tantissimi scrittori, non soltanto in Sicilia ma veramente in tutto il mondo. E oggi dedicheremo la puntata a due grandi scrittori di grande successo che con i loro libri veramente stanno sbancando le librerie. E il primo è già in collegamento con noi ed è Emanuele Sapuppo. Ciao Emanuele, come stai? Ciao Francesco, ciao Momenti TV, ciao a tutti quanti. Bene, grazie, ben trovati. Tra l'altro Emanuele Sapuppo ci siamo conosciuti più di 10 anni fa durante una manifestazione a San Filippo del Mela. Lui allora non era uno scrittore ma era un attore, un cabarettista, un imitatore di grande successo. E ha un percorso anche molto particolare, perché da attore cabarettista sei passato al mondo della scrittura. Che passaggio è stato questo? Sì Francesco, un passaggio quasi obbligato, diciamo, in qualche modo, dove ho pensato e ho creduto che la comunicazione verso il pubblico fosse per me la prima cosa, la più importante, ma nel tempo, per varie vicissitudini, ho sentito di dover comunicare appunto agli altri qualcosa non più verbalmente su un palco, ma attraverso la carta, e questo è accaduto. Certamente c'è da dire che c'è stata una trasformazione prima interiore, prima di questo passaggio. Tu mi hai conosciuto come appunto imitatore, monologhista, insomma oggi invece come scrittore, e ti posso dire che non c'è dualità, ma dentro di me ho sentito che c'era questo bisogno di scindere, insomma, un po' le due cose, ma continuando sempre a comunicare qualcosa di diverso da prima, non più, diciamo, quello di apparire come un imitatore o un raccontastorie in qualche modo, nella maniera più comica, ironica, ma avendo fatto un percorso interiore di sentirmi di comunicare qualcosa che per me in questo momento, data questa trasformazione, più intimo, se vogliamo, dovuto ad un cambiamento, dovuto ad una sofferenza in qualche modo. Si cambia o per amore o per sofferenza spesso. E la tua, possiamo dire che un po' di amore, un po' di sofferenza, perché il tutto nasce dalla separazione con tua moglie, soprattutto dall'allontanamento con tuo figlio. Tra l'altro, Emanuele, questa trasformazione è del tutto particolare, perché dovete sapere che Emanuele Sapuppo aveva un posto fisso, e oggi come oggi chi lascia un posto fisso viene ritenuto un folle. Tu invece come ti ritieni, Emanuele? Sì, ad oggi è veramente dire di lasciare un posto fisso, insomma, è veramente blasfemo, ma cosa posso dire? All'epoca, nel 2009, dopo 20 anni di lavoro in una società per azioni, ho deciso, maturandolo nel tempo, appunto questo licenziamento, perché sentivo che avevo la necessità di fare altro nella vita. I miei ex colleghi, quando mi licenziai, mi dissero: tu sei un pazzo, stai lasciando un SPA, un posto fisso, stai facendo un salto nel buio. Io dissi loro già allora: no, so che sto facendo un salto nella luce. Mi venne così questa, diciamo, questa frase, perché sentivo dentro di me che c'era la necessità di fare qualcos'altro, ma
questo licenziamento dovuto ad un cambiamento durato 10 anni da un percorso dove mi ha fatto vedere che appunto tante cose mi arrivavano e piano piano mi sentivo sempre più connesso in qualche modo con una realtà quasi invisibile ma percettibile e dunque ho capito che sapevo da dove andavo via. Seppur non sapevo dove stavo andando, però mi resi conto che avevo la potenzialità, perché noi siamo la base appunto per capire e portare avanti le nostre passioni. Allora, a un certo punto, ho sentito il bisogno di allontanarmi da quello che era prima, e quindi questo posto fisso, lasciandolo, e poi anche la trasformazione, lasciando anche la parte attoriale, mi ha dato la possibilità di in qualche modo coltivare un'altra passione, quella della scrittura, e portarla poi, diciamo, in auge come primo lavoro, tra virgolette, se vogliamo. Però comunicando sempre, appunto, stando su un altro palco, quello della vita, forse quello più reale, piuttosto che di una imitazione, insomma, come facevo prima. Sai che facevo il postino, facevo l'imitatore di Massimo Troisi, appunto, che ha fatto questo film geniale, il postino. E allora, in qualche modo mi sentivo anche parte, insomma, di una testimonianza, se vogliamo, di un percorso in qualche modo. Dunque, il Ma cambiamento, Manuel, il cambiamento ti ha dato una nuova energia, ma soprattutto questo cambiamento col tuo modo di scrivere e soprattutto col tuo modo di riproporti, ti fa conoscere nuovi luoghi, nuove culture, nuovi modi di pensare, perché vai in giro per il mondo no, a vendere, a barattare i tuoi libri. Questa è una cosa interessantissima. Ci vuoi spiegare cosa succede nei tuoi viaggi? sì, appunto il barattatore di libri, no? Ormai è questo libro che vi faccio vedere, appunto, che racconta il viaggio che ho fatto in tutta Italia barattando libri, ossia appunto questo percorso che c'è stato da quando ho lasciato il lavoro e che ho cominciato a nutrire la voglia di scrivere e quant'altro. Mi ha fatto vedere, appunto, creando il primo libro, Il risveglio di Jacopo Canegatti, che c'erano dei miracoli che stavano avvenendo. Appunto, dopo aver scritto questo primo libro, che mi ha dato la possibilità di vendere subito alcune copie, insomma, alcune copie che per me erano, diciamo, frutto di un qualcosa di interiore, di un bambino che era nato. E quindi ho detto: Santo cielo, vedo che sta prendendo corpo, appunto, con alcuni riconoscimenti e premi. E ho detto: Santo cielo, allora qualcosa veramente si sta realizzando. E questo piano piano mi ha dato la possibilità di credere sempre di più in questo progetto. A un certo punto, vedendo che sì, Emanuele lascia un posto fisso, ma comunque realizza un altro sogno, ho cominciato ad acquisire sempre più sicurezza in me, capendo che tutto di quello di cui avevo bisogno mi sarebbe arrivato. E allora ho deciso un giorno di fare un viaggio, qui direi più folle di quando, come dicevi prima, di quando ho lasciato il lavoro, perché ho deciso di fare un viaggio senza soldi e senza meta per tutta l'Italia, barattando il primo libro, Il risveglio di Jacopo Canegatti. Diciamo che questa è stata un po' la voglia della conferma che nella vita, se ci affidiamo veramente, tutto ci arriva. Appunto, come scrivo nelle mie quarte di copertina, tutto si avvera se lo pensi con il cuore. E questa è una frase che mi porto appresso sempre. E dunque ho iniziato a fare questo viaggio, uscendo da casa un giorno senza soldi, ripeto, e senza meta, solamente con 50 libri, un sacco a pelo, uno zaino, ma con la certezza che sarebbero accadute delle magie in qualche modo. Infatti ho vissuto 30 giorni, non in giro per il mondo, in giro per l'Italia, questa volta da Roma fino in Nord Italia, a Bergamo, dormendo nei monasteri, a casa delle persone sconosciute e poi conosciute per strada, sulla spiaggia. Un racconto di un mese dove appunto mi sono accaduti veramente dei magici incontri con persone che si sono sentite sostenute da questo folle, tra virgolette, che girava, che dalla mattina alla sera non sapeva dove avrebbe dormito,
o dove appunto avrei mangiato, eppure ogni giorno sentivo la bellezza, la ricchezza interiore. Credo che questo sia stato il gancio più forte, o aver sentito l'abbondanza dentro, appunto l'abbondanza di cosa? Pur non avendo nulla, di sentirmi vivo, come detto te, con una nuova energia, con l'energia della vita, di aver scelto un cammino che seppur azzardato, però era, diciamo, più vicino alle mie corde. Pensa che sono tornato da questo viaggio senza l'idea di raccontarlo in un nuovo libro, ma quando ho incominciato a raccontare ai miei amici questo viaggio che avevo fatto, mi hanno detto: no, Emanuele, questo lo devi mettere sicuramente a verbale. Da qui, appunto, nacque questo libro, Il barattatore di libri, che è il racconto di questo viaggio emozionante e che in qualche modo ha continuato a camminare da solo, in quanto questo barattatore di libri, lo rifaccio vedere, dove magicamente sono accadute delle cose, appunto, Ora, ora, ora voglio, voglio, tra poco voglio sapere quello che è accaduto durante questi viaggi, gli amori, le amicizie, le vicende positive e anche quelle negative. Ma prima, durante il tuo percorso della vita, hai incontrato un personaggio, un maestro di yoga che si chiama Pierangelo Siri, Pozzato, che ti ha dato forse qualche consiglio. Io l'ho contattato e Pierangelo Siri Pozzato mi ha inviato un messaggio parlando di Emanuele Saputo. Andiamo ad ascoltare. Grazie. Satnam, Waiguru, Emanuele Sapupo. Eccoci qua. Bei ricordi, quando facevi il postino e venivi da me a fare Kundalini Yoga. Eri un carissimo allievo e ci tenevo molto a te. Ricordo che avevi quei momenti, ma Siri, cosa faccio? Sì, faccio lavoro alle poste, eri un bravo attore, un bravo cabarettista. Mi ricordo che al giovedì sera, quando facevo le mie cene vegetariane e raccontavo la favola magica di Muschi Guscia, e prima dell'intervento delle favole magiche, ti facevo fare una tua performance. Ecco, con voi Emanuele Sapupo, che eri bravissimo come attore, come allievo di yoga e anche come insegnante, perché poi ti ho messo pure anche ad insegnare Kundalini Yoga, ti ricordi? Io sono molto contento di averti dato quella, di averti spianato e dato quella sicurezza di poter uscire e prendere la decisione di poter veramente e fare quello che tu sentivi dentro di te. E l'hai trovato, sono contento. Questo grazie al Kundalini Yoga. E ricordati una cosa, Emanuele: se vuoi essere ricordato, ricorda i tuoi maestri anche, altrimenti il successo va e poi va giù. Va e poi va giù. Quindi è bene ricordare che chi è. Ricordare colui che ti ha aiutato e ti ha fatto camminare dove ora ti trovi. Ti voglio bene e sei sempre nel mio cuore, perché sei una bell'anima, veramente. E sono contento di te e orgoglioso. Waiguru, Satnamji. Grazie, grazie al maestro Pierangelo Siri, Pozzato. Emanuele, ti aspettavi questa sorpresa? Eh? Che cosa rappresenta per te il maestro Pierangelo Siri Pozzato? Siri, no, grazie Siri, un regalone perché Siri forse ha vissuto anche quei momenti più fragili della mia vita quando ero un po' diciamo, nella decisione di cosa fare o cosa non fare, cosa scegliere, perché c'è sempre un momento di dubbio, no? Quello dove vai a scavare dentro di te sulla scelta della tua vita. Quindi in quel periodo lo yoga mi ha dato molto, credo che veramente la percezione del corpo unita al respiro, appunto lo yoga, mi hanno dato la possibilità di sentire delle emozioni, dei sentimenti, fino ad arrivare ad uno stato, amici, stupendo, che credo che sia stato il fulcro proprio di tutto, uno stato di beatitudine, appunto, che mi ha dato la certezza che nella vita la felicità è dentro di noi. Sentito questo, quindi avendo avuto questo stato
quasi di estasi, vorrei dire. Plotino, per esempio, li ricercava, appunto ai suoi adepti insegnava la ricerca di stati di estasi. Per fortuna ne ho avuti quattro e mi hanno dato la possibilità di dire a me stesso: Emanuele, per essere felice hai bisogno di poco. Questa conferma mi ha dato il coraggio maggiore, appunto, per lasciare un posto fisso e poi per fare un viaggio del genere. Ho ricevuto dall'esterno, quindi esoterico, una grande conferma esoterica interiore, quella veramente che affidandoci prima di tutto a noi stessi possiamo avere a disposizione all'esterno, appunto, delle sincronicità, come diceva Jung, che sono appunto come delle vie. Quando percorriamo un percorso incontriamo delle vie, da queste vie ci sono delle luci, delle lucette. Allora andiamo per queste vie e poi ritorniamo e poi continuiamo il passaggio. La vita è questa, in qualche modo è Siri con i suoi aforismi, con la sua padronanza dello yoga, mi ha insegnato in qualche modo ad camminare anche da solo. Quindi ringrazio felicemente Siri per questo messaggio. Un momento sicuramente importante. Ritorniamo ai tuoi libri. 2014, il primo libro è Il risveglio di Jacopo Canegatti, un giallo esoterico ambientato nella vecchia Roma. Nel 2018 c'è il secondo libro, Il barattatore dei libri, 1000 copie vendute nei primi 6 mesi, attenzione. Mentre il terzo libro è uno recente del 2020, 108 aforismi per un viaggio. C'è qualche differenza tra questi tre libri oppure il percorso letterario è uguale? Guarda, Francesco, sono tre libri totalmente diversi. Il primo è un giallo appunto esoterico, come hai detto tu, ambientato nella vecchia Roma, è quasi biografico, un racconto di un risveglio spirituale. E racconta un po', forse non me ne resi conto, ma è un po' la mia vita, ma dettata proprio mentre scrivevo, era qualcosa che mi veniva dettata proprio dall'alto. Non me ne accorgevo che stavo scrivendo un libro. Non è che mi sono messo lì a scrivere un libro, ma ho sentito la necessità il giorno o la sera, quando mi veniva in mente di farlo, sentivo questa vibrazione, appunto, come una sorta di meditazione, di scrivere dei pensieri, di scrivere appunto sul computer, di scrivere questa storia che piano piano ha preso corpo. Non me lo sarei mai aspettato. Per questo dico, la magia di quell'anno, dopo essermi licenziato sabbatico, mentre invece non era sabbatico, era un anno di scrittura, un anno dove stavo costruendo un qualcosa che poi avrebbe preso appunto sfogo negli altri due libri. Forse stavi costruendo, Emanuele, stavi costruendo la tua seconda vita. Non sapendolo, e questa è la magia di quando ci sentiamo in qualche modo più vulnerabili, dove pensiamo che la nostra vita non abbia quasi un percorso ben definito, invece lì stiamo proprio mettendo le ancore, appunto, per avere delle basi solide. Ma questo perché? Perché c'è un aspetto anche invisibile che non è tanto tangibile alle mani, ma sta costruendo dentro di noi, perché noi spesso non riusciamo a vedere dentro, ma dentro si muove qualcosa, anzi si muove prima dentro e poi fuori. E infatti la conferma maggiormente è stata quando, dopo aver scritto Il barattatore di libri, questo libro che ha venduto tante copie, ma in più con le copie ci sono state fatte 5 beneficenze. Quindi tu immagina questo libro, scritto appunto solo perché mi hanno detto racconta questa testimonianza, lo racconto, vende molte copie in tutta Italia e riesco a fare anche delle beneficenze. E poi i lettori di tutta Italia mi chiamano per presentarlo in tutta Italia. Quindi vedi quanti passaggi di cui non mi sarei mai aspettato, ma solo affidandomi sono riuscito in qualche modo con una energia positiva a creare. Fino a che poi, appunto, questo ulteriore viaggio che ho fatto nel 2020 con il terzo libro, 108 aforismi per un viaggio, quindi appunto il terzo libro, differentemente dal primo e il secondo, è un libro di aforismi, piccole frasi, che però mi dicono i lettori, sono appunto frasi da leggere, estemporanee, così aprendo solamente una pagina a caso, ma riscuotendo appunto una verità per una domanda, magari.
fatta da poco. Quindi questi tre libri totalmente differenti da loro, ma legati da che cosa? Dalla voglia di comunicare qualcosa e di metterla a servizio degli altri. Allora succede che un'altra volta, il 26 settembre di questo anno, dell'anno scorso, sono partito e sono ripartito per tutta l'Italia, questa volta con i tre libri. Prima nel 2015 l'ho fatto con uno e appunto nel 2020 con tre, ma questa volta con un pezzo, Francesco, con un monopattino, uno zaino e 50, no, questa volta 80 libri, un'altra volta senza meta, e così, solo per dare ancora una volta la testimonianza che possiamo osare nella vita affidandoci prima di tutto a noi stessi, all'amore per noi stessi. Un altro miracolo, quale? Quello che parto questa volta, mentre nel 2015 con il risveglio di Jacopo Canegatti sono partito da solo e ho viaggiato da solo, questa volta nel 2020 i lettori e tante persone mi hanno seguito in questo viaggio ospitandomi nelle loro case. E non solo organizzandomi tante presentazioni e riuscendo a fare altre beneficenze. Quindi questa volta diciamo che ho raccolto, non sapendo, diciamo, non aspettandomi nulla, dei semi di qualcosa che stavo facendo solo abbandonandomi con il cuore. Allora, C'è maggiormente. una cosa, Emanuele, che adesso ti cominciano a conoscere, giustamente sanno chi sei, sanno come scrivi, sanno la beneficenza che fai, giustamente le persone si stanno avvicinando, magari all'inizio c'era anche un pochettino di paura, dici ma che sono qua, parte con il monopattino, tra l'altro l'ultimo viaggio è stato interrotto dal Covid, dunque hai fatto mezzo viaggio, l'altra metà appena si libera tutti, ripartirà con il suo monopattino per toccare altre mete della nostra bellissima Italia. Io vorrei ritornare alla tua prima vita, dove i cavalli di battaglia erano Massimo Troisi, Gianni Detto, Alberto Sordi, il grande attore romano. Sei stato ospite anche al Maurizio Costanzo Show, raccontando la tua vita. Che insegnamenti ti hanno dato soprattutto Troisi e E Alberto Alberto Sordi? Sordi. Che tra l'altro sono due Grazie. vitali preciso. Beh, da romano ti dico che Alberto Sordi è il padre eterno degli attori in qualche modo, quindi insegnare da Alberto Sordi ha tanto, tanto, cioè sarebbe come per noi parlare di un profeta che ha solo da insegnarti in qualche modo. E questo attore che è stato sempre gioioso e ha seguito con passione e ha avuto la fortuna, secondo me, di conoscere già da piccolino qual era la sua missione. Credo che questo sia essenziale nella vita, capire qual è la missione di ognuno di noi. Appunto, tre cose nella vita: conoscere chi siamo, capire la nostra missione e perseguirla, no? Per metterla a servizio. Alberto Sordi sicuramente si evince dai suoi racconti, dalle interviste e quant'altro che abbiamo a disposizione in rete, che lui già a 15 anni, a 13 anni, insomma, sapeva quello che voleva ed ha raggiunto ai massimi livelli, appunto, la notorietà, il successo, e ha raggiunto il suo successo mettendo a disposizione, amici, e questo vedete che c'è sempre poi un unico filo conduttore, quello di dare agli altri, e lui come non mai, no? Pur se è passato come avaro, tra virgolette, ma quanto ha dato, quanto ha offerto, insomma, adesso ora si sa bene quanto ha fatto di buono. Dunque, Alberto Sordi mi ha dato la possibilità di capire che ognuno ha una propria missione e seguendola, perseguendola, insomma, si è felice. Ed Alberto Sordi era felice. Massimo Troisi è, che dire, un comico d'eccezione, insomma, un personaggio andato via troppo presto. Che mi lascia tanta nostalgia e tanto, tanto amore per un personaggio che faceva col cuore, appunto, lavorava col cuore, e che pensandolo mi dà molta tenerezza e mi fa capire anche che nella sua così riservatezza, timidezza com'era, e quindi senza voler apparire, è riuscito a farsi conoscere in tutto il mondo. Quindi grandi, grandi insegnanti, grandi insegnamenti da questi personaggi grandi che rimarranno per sempre, per tutta la vita, insomma, nei nostri ricordi. Oggi metto un film di Alberto Sordi
e sono felice. Pensa Tra l'altro sono che sempre attuali i film di memoria. Alberto Sordi, ma anche quelli di Massimo Troisi. Invece Maurizio Costanzo, quando ti ha intervistato, come, ti ha detto, ma chi te la fa fare questi viaggi? Non te l'ha detto. No, sai, durante questo viaggio, in questo momento poi così particolare, vedere tante persone che mi hanno aperto casa ospitandomi mi ha fatto credere maggiormente a quanto l'uomo, se vuole, può abbracciare, anche se virtualmente, gli altri, no? Quindi questa grande fiducia che mi hanno dato. Partendo sempre senza aspettative, in questo viaggio del 26 settembre, in questo anno passato, ho avuto a un certo punto tante occasioni di comunicazione attraverso le radio, Radio Rai 1, Radio Isoradio con Maurizio Costanzo, il TG3, la Rai in Val d'Aosta. E questo, capirai Francesco, ho detto ancora una volta, ho una testimonianza che nella vita veramente sta andando tutto in sincronia con un sentire che avevo all'inizio, di cui però non sapevo. Maurizio Costanzo mi ha detto appunto, fa ben sperare questo viaggio. Tu immagina avere la telefonata di Maurizio Costanzo che mi intervista sul barattatore di libri, mi dà ancora di più la certezza che seguendo una certa linea, un certo solco che ci appartiene, indubbiamente arriviamo al nostro successo. Ce la vuoi evitare 20 secondi la telefonata No, non saprei. Non saprei. Non saprei, non saprei, ma magari viene male. No, mi ricordo che appunto mi ha detto, beh, questo viaggio fa ben sperare allora, eh? Insomma, mi ha detto questo e mi ha fatto molto piacere, insomma. Infatti, tre grandi personaggi. Siamo quasi in chiusura, Emanuele. Vuoi salutare i nostri amici telespettatori di Antenne del Mediterraneo, ma soprattutto perché leggere i tuoi libri? Se si è curiosi nella vita, leggere qualsiasi cosa che ci possa dare una risposta, va bene, insomma, leggere i miei libri, perché parte dei proventi vanno in beneficenza, parte dei proventi mi aiutano ad andare avanti, ma nei prossimi viaggi ad incontrare tante persone che hanno voglia di una testimonianza che nella vita si può osare. Ma non solo, maggiormente perché c'è una vena di follia dentro che forse ci riguarda e che probabilmente ci dà la possibilità di dire perché no, ci è riuscito Emanuele Sapuppo, perché non posso farlo io. È una testimonianza, amici. Ok, grazie, grazie Emanuele, ti aspettiamo in Sicilia magari per presentare il tuo quarto libro Grazie di e nello cuore. stesso tempo conosceremo anche questi tre libri. Vi ricordo ancora una volta Il risveglio di Jacopo Canicattì, edito nel 2014, poi nel 2018 Il barattatore dei libri, nel 2020 108 aforismi per un viaggio. Grazie Emanuele, adesso ci andiamo ad Grazie ascoltare Francesco, grazie a voi di l'oroscopo. TV, grazie a tutti. Grazie, grazie. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'oroscopo di Nuccia, l'oroscopo della settimana, e poi nella seconda parte conosceremo un'altra gradita ospite. Ciao Emanuele, buon viaggio. Grazie a tutti. Oroscopo e pubblicità. Ciao Francesco e un caloroso saluto a tutti i telespettatori. Vediamo cosa dicono le stelle questa settimana. Ariete, Marte inizia portando a questo segno un po' di stanchezza e stress, sia dal punto di vista fisico che mentale. Toro, Mercurio aiuterà i nati sotto questo segno a raggiungere ottimi risultati nel campo lavorativo. Gemelli, la Luna regalerà un po' di fortuna. Meno fortunate invece saranno le giornate di venerdì e sabato dovute a qualche contrattempo. Cancro, ottime notizie per gli amici del Cancro. Saturno regalerà energia fisica e mentale. Leone, Mercurio porta qualche piccolo problema nell'ambito professionale, ma nulla di rilevante per il futuro. Vergine, settimana molto fortunata per i nati sotto questo segno. Mercurio favorevole vi regalerà occasioni e incontri interessanti. Bilancia, buone notizie per i nati della Bilancia. Dopo aver dovuto affrontare delle difficoltà in ambito lavorativo, finalmente riuscirete a emergere e farvi valere. Scorpione,
Mercurio entra in opposizione, saranno giornate pesanti in cui potrebbero nascere delle discussioni sia sul lavoro che in famiglia. Sagittario, Marte smetterà di essere in opposizione al tuo segno. Questa settimana vi sentirete vitali e pieni di energia. Capricorno, Mercurio offrirà ai nati sotto questo segno nuove occasioni e buoni risultati nel campo lavorativo. Acquario, Giove e Saturno porteranno ai nati dell'Acquario grandi risultati nel campo lavorativo. Pesci, i nati di questo segno avranno Mercurio a favore già dall'inizio della settimana. Nuove occasioni e incontri interessanti. E ricorda, non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.